Bene, amici di Telefono.net, finalmente una preview abbastanza approfondita di S4. Partiamo subito dall'hardware, quindi da materiali, da colori, perché molti di voi me l'avete chiesto, e da come è fatto anche dentro. Micro SIM, slot per la micro SD, batteria da 2600 mAh. Questo è il nero, che è decisamente nero ma ha una texture qua al posteriore particolare, puntinata di grigio, quindi l'effetto è di un telefono tendente al grigio, comunque molto bello da vedere. Vi faccio vedere anche la versione bianca, eccola qua, c'è la texture, è un po' meno evidente, non so se riuscite a coglierla filtrata dalla videocamera. Entrambi i colori molto belli, forse questo giro preferisco il nero, io ho sempre preferito i bianchi, ma questa texture posteriore mi convince. Parte destra con il pulsante accensione e spegnimento, sotto la porta micro USB che è anche MHL, forellino del microfono. Qua a sinistra il volume, sopra il jack per le cuffie, l'altro forellino per il secondo microfono perché ha la riduzione dei frusci, e la porta infrarossi per comandare con un'applicazione che poi vedremo le varie TV. Dietro fotocamera 13 megapixel, ovviamente autofocus e flash LED, leggermente leggermente in rilievo rispetto alla cover ovviamente in policarbonato. Sblocchiamo già. Nella schermata di sblocco vediamo come, oltre ad esserci una notifica, mi sono chiamato per provare, il telefono riconosca il dito a una certa distanza. Sblocchiamo il telefono, vi faccio vedere anche che cosa conterrà la confezione di vendita, il classico caricabatterie con uscita USB, cavo dati, poi la batteria ovviamente e le cuffie che sono versione in-ear, eccole qua. Le apriamo dalla plastica, sono le cuffie che probabilmente sono in dotazione anche col Note 2, quindi una buona qualità di cuffia. Eccoci qua, acceso il telefono, subito notiamo il display. Vi do prima di tutto le dimensioni, che sono 136,6, 69,8 e 7,9 mm di spessore, solo 130 i grammi, quindi molto leggero, piacevole da tenere in mano. Display da 5 pollici, quindi con un dito, io ho la mano non molto grossa, non riesco a raggiungere tutte le aree, l'utilizzo sicuramente migliore è a due mani. Display, allora, Super AMOLED, la matrice è sì pentile con il numero di subpixel verdi doppio rispetto ai subpixel rossi e blu, ma a parte le pippe da scheda tecnica, devo dire la verità, il display è veramente molto molto buono. Per esempio proviamo a entrare in internet, la pagina del Corriere, che ha caratteri bianchi su neri su sfondo bianco, come vedete non si vede assolutamente la griglia dei pixel. Provo ad avvicinarvi il telefono alla telecamera, sono praticamente attaccato all'obiettivo della telecamera e i caratteri si leggono veramente molto molto bene. Oltre a ciò, il vetro è un Gorilla 3 e ha anche la possibilità di essere utilizzato con i guanti. Infatti, se andiamo nelle impostazioni, che sono veramente mille, andiamo nelle impostazioni del display, possiamo decidere di attivare l'alta sensibilità allo sfioramento. Guardate quanto è lunga la lista delle impostazioni. Questo per quanto riguarda lo schermo, possibilità anche di definire la schermata di blocco, il LED, che è un LED di stato e di notifica RGB, il suono con la possibilità di settare anche una vibrazione personalizzata, la schermata home con le due solite possibilità di usarla facilitata o normale, l'impostazione di chiamata. Anche qua guardate, sono veramente tantissime, vi faccio vedere perché c'è grande interesse su questo S4, quindi faccio vedere proprio tutti i vari menu. Anche i movimenti e i controlli sono tantissime, le air gesture che abbiamo imparato a conoscere con le varie preview, ma poi le vedremo anche come funzionamento. Schermo intelligente, c'è anche la possibilità di far muovere le schermate, per esempio internet, o con l'inclinazione della testa, quindi muovendo la testa, oppure con l'inclinazione del dispositivo. Questo occhietto, che poi viene ripetuto anche sul display quando la funzione si attiva, ci dice che la funzionalità è appunto attivata. Account,
altre informazioni e qua la schermata delle connessioni, quindi NFC, SBIM, DLNA, screen mirroring, abbiamo veramente una possibilità infinita di condivisione delle varie schermate. Vi parlo poi di fotocamera 13 megapixel, ve l'ho detto prima, anteriore da 2 megapixel, gira video full HD anche la fotocamera anteriore, ma veniamo alla questione un po' dibattuta in questi ultimi mesi: quale dispositivo arriverà in Italia e in Europa? Allora, risposta ufficiale di Samsung: arriverà in tutta Europa la versione 9505, quindi con processore Snapdragon 600 con un quad core da 1.9 GHz e GPU Adreno 320. Questa avrà il supporto LTE, mentre la versione 9005 con l'Exynos Octa sarà disponibile solamente su mercati probabilmente orientali e sarà disponibile senza LTE. Qua la versione Android 4.2.2, quindi in Italia arriverà questa versione. 2 GB di RAM, che fa girare ovviamente tutti i programmi molto bene. L'interfaccia mi sembra fluida, più fluida di quella di S3, non ha quei problemi di aggiornamento che avevamo avuto all'inizio con S3, quindi mi sembra molto fluida. Ovviamente questa è una prova di pochi minuti e quindi non posso essere più esaustivo da questo punto di vista. NFC, barometro, igrometro, sensore di temperatura, GPS con anche supporto GLONASS, ma andiamo a vedere le novità software e come funziona. Partiamo dalla fotocamera, mettiamo il mio Note 2 come soggetto per la ripresa. Prima cosa carina, la possibilità di fare foto nella foto oppure video nei video. Ecco qua il mio bel faccione, posso anche modificare la tipologia di cornice. Per esempio possiamo fare questo occhio di pesce che mi sembra simpatico. Se faccio la foto, ovviamente farò la foto con all'interno la mia faccia, posso anche spostarla in ogni punto dello schermo e quando giro il video che viene girato ovviamente a 1080p, posso muovere la faccia, posso spegnere la seconda camera, posso riaccenderla e la cosa bella è che quando vado a rivedere nella galleria il filmato che ho girato, il filmato avrà tutte queste caratteristiche, quindi avrà... Posso muovere... Abbassiamo un attimo il volume. Avete visto come la mia faccia va e viene. Adesso ho attivato la funzione che stoppa automaticamente il video quando distolgo lo sguardo. Come avete visto funziona, perché in alcuni casi distoglievo lo sguardo e il video si fermava automaticamente. Vi parlo di... Di parte telefonica non posso molto parlarvi perché non ho avuto modo di fare telefonate, quindi non so la qualità audio di questo telefono. Possiamo chiamare però il 139 e sentire il viva voce. Se desidera consultare autonomamente le soglie del suo piano... Direi nella media, però ovviamente dobbiamo fare prove più approfondite per questa area del telefono. Andiamo alle cose che di solito critico dei telefoni, quindi la mail con l'HTML ovviamente funziona bene, ma quello che mi è piaciuto di questo S4 è che finalmente ha il pinch out. So che è una pipa magari solo mia perché molti di voi usano solamente Gmail, ma devo dire che questa è una piacevole novità. Torniamo indietro. Andiamo a vedere le altre aree del telefono. Samsung Hub viene riunito tutto sotto un'unica applicazione, tra l'altro ridisegnata e piacevolmente ridisegnata perché ha veramente una bella grafica. Adesso quando caricherà siamo sotto rete 3G, quindi velocità relativamente più bassa rispetto a quando le faccio le prove in studio. Vedete? Giochi, lezione, libri, video, musica, si possono acquistare e riprodurre tutte queste aree tematiche e la grafica, avete visto, è completamente ridisegnata. Torniamo indietro, andiamo a vedere la galleria come funziona. Queste sono le foto che abbiamo appena fatto. Presente la possibilità di girare le foto con lo scorrere della mano. Ecco, tendenzialmente pensavo che questa fosse un'applicazione abbastanza inutile. In realtà
abbiamo riflettuto. E pensate quando ho il telefono in macchina, magari appiccicato sul cruscotto, oppure quando ho le mani sporche, sono in cucina, bene, posso fare così e scambiare le fotografie, ma la cosa più interessante forse è quando siamo nella gestione musicale e posso cambiare canzoni. Per esempio, Fever, alziamo il volume, non preoccupatevi, poi vi faccio sentire un dance, anzi lo faccio sentire subito girando così. Volume non altissimo, la qualità ve lo dirò quando avrò modo di provarla più a lungo. Il telefono prima ha smesso di suonare perché ho attivato l'opzione che quando viene girato va in muto, solamente per quello ha smesso di funzionare. Andiamo a vedere la parte messaggistica perché voglio vedere la tastiera come funziona. Prima cosa che mi piace, il fatto di avere tastiera e tasti numerici nella stessa schermata. Mi sembra abbastanza veloce, tranquillamente riesce a correggere i miei errori. Andiamo a vedere i tipi di tastiera, questi sono i tipi di tastiera che possiamo selezionare, le lingue di inserimento, inserimento continuo, quindi possibilità di utilizzare la swipe o controllare il cursore scorrendo la tastiera con le dita. Ok, non ci interessa, torniamo indietro, non salviamo in bozza il messaggio. Andiamo sulla parte web, l'abbiamo vista prima, possibilità di, come abbiamo visto prima, scorrere la pagina inclinando leggermente il dispositivo oppure la testa. In questo caso io ho impostato l'inclinazione del dispositivo, posso definire anche la velocità di scorrimento della pagina, comunque velocità del browser come tradizione Samsung mi sembra molto buona. Stiamo caricando il Corriere, nel frattempo ho un'altra pagina aperta con telefonino.net, anche qua pinch to zoom e pan sono buoni, le impostazioni sono le classiche che abbiamo, quindi possibilità di visualizzare in maniera desktop PC la pagina web. Torniamo indietro. Tra le applicazioni interessanti abbiamo anche la funzionalità di, è qua, S Translator, quindi la possibilità di tradurre rapidamente testi da una lingua all'altra parlando. Ciao Andrea, come va la vita? Vedete la traduzione praticamente istantanea, posso anche ascoltare. Hi Andrea, what's life is? E la cosa interessante è che posso copia incollare il testo in più applicazioni, addirittura in alcune applicazioni tipo l'applicazione email questa funzione è integrata. Allora, diciamo che io voglio rispondere a questa mail, anche se ovviamente in HTML, io qua scrivo il mio testo, vado qua sopra nelle opzioni, qua in fondo ho il link rapido a S Translator, come vedete il telefono mi propone la traduzione, gli do fatto e automaticamente nella mail il testo mi viene tradotto, quindi molto comoda questa integrazione che c'è anche in chat-on, quindi possiamo chattare con amici esteri, stranieri, semplicemente utilizzando questa funzione. Watch On, altra funzione interessante, si può impostare il telecomando a infrarossi e anche la regione dove ci troviamo, perché il telefono non solo comanda la TV con l'infrarosso, ma ci dà la programmazione del giorno. Adesso ho un sacco di pop-up perché è la prima volta che attivo su questo telefono questa funzione, ma la cosa carina è che posso appunto visualizzare in TV quello che voglio semplicemente cliccando sul programma preferito e l'infrarosso farà cambiare canale alla TV in maniera istantanea. Torniamo indietro, funzione interessantissima
S Health, quindi funzione per la salute. Faremo un focus su questa funzione. Adesso vi dico solo che sono presenti diversi accessori per poter dialogare con questa funzione. Ci sono fasce cardiofrequenzimetre, ci sono braccialetti che leggono durante la giornata quello che noi facciamo, i movimenti che facciamo, quanto corriamo, quanto camminiamo, e poi le trasferiscono magari una volta al giorno via Bluetooth al telefono, e il telefono memorizza tutte queste informazioni. Cosa bella, anche il rilevatore di alimenti. Io posso definire cosa ho mangiato a colazione, posso scattare una foto a quello che ho mangiato, aggiungere informazioni sugli alimenti. Proviamo così, vediamo cosa ci dice, cosa ci trova. Il database mi sembra veramente ricco, guardate quanti alimenti riesce a trovare. Do un tipo di alimentazione e ho qua tutte le informazioni del caso. Se probabilmente usato con continuità nel tempo, può essere veramente un valido aiuto se abbiamo degli obiettivi di dimagrimento, oppure obiettivi anche sportivi, perché può essere un compagno di passeggiate con un contapassi. Probabilmente quando il sensore rileva che sto camminando, segna i passi, ci dice quante calorie abbiamo consumato, oppure può essere un compagno di allenamenti. Quando noi diamo degli obiettivi, il telefono poi anche graficamente mi fa vedere come sono messo rispetto agli obiettivi che ho inserito. Comunque ripeto, faremo un focus quando avremo in mano il telefono proprio su questa funzione, che ci sembra molto interessante. Lettore ottico è una funzione accessoria di S-Translator che consente di fare una traduzione. Io qua ho il mio foglietto degli appunti a parti di testo, ok? Posso definire se catturare tutta un'immagine oppure catturare solamente una parte del testo, e il testo viene automaticamente tradotto. Vedete, ha sottolineato le parole che sono state riconosciute, viene rilevato il testo, faccio ok e il testo viene riconosciuto e tradotto. Quindi una funzione comoda che poi va a integrarsi anche con appunto S Translator. Per il resto il menu è quello classico di Samsung, la TouchWiz è quella già conosciuta con le proprie icone, con il proprio funzionamento. Vi faccio vedere anche quest'altra funzione che è album foto, molto carina. Io posso creare un nuovo album o con i tag che le foto hanno preso, oppure con qualsiasi foto che ho dentro nella mia memoria. Ecco qua. Ok, seleziono un po' di foto, gli dico che ho finito, posso cambiare il titolo dell'album, posso cambiare anche la tipologia dell'album, scena, raccoglitore, griglia, per esempio a me piace questo qua, gli do un bel fatto, creiamo l'album, è anche veloce a crearlo, ok, apro l'album e qua ho un album con un collage di foto che posso, volendo, anche modificare. Non si modifica la foto originale, ma solamente la foto nell'album. E posso, cosa interessante, condividere non solo come file album foto, quindi visibile solamente da chi ha questa applicazione, ma anche come o file immagine o file PDF, quindi si può condividere tranquillamente anche sui social network oppure stamparlo direttamente. Ecco, a proposito di stampa, se vado dentro nell'album posso, vediamo se trovo, ecco qua, ordina album foto. Se ho almeno 10 pagine posso ordinare direttamente online da un fornitore esterno a Samsung un libro album con le foto che ho selezionato, quindi una funzione molto comoda. Group Play, possibilità di condividere con altri S4 o altri telefoni abilitati con la stessa tecnologia tante cose. Per esempio posso condividere giochi, posso condividere foto, posso condividere documenti, ma questo faremo un focus a parte. Prezzo, allora, 699€ il prezzo di uscita, li vale, non li vale, materiali belli, materiali brutti. Allora, qua è un discorso veramente che diventa molto ampio, però devo dire la verità, a chi ha criticato questo S4 per non essere una rivoluzione rispetto a S3, beh, io rispondo che secondo me Samsung ha fatto bene. Squadra che vince non si cambia, ma si migliora, e qua i miglioramenti rispetto a S3 ci sono. Come sapete, non ho amato tantissimo S3 come telefono, devo dire che questo S4 però va a migliorare quelle parti
che in S3 non erano state ottimizzate, prima di tutto il display, perché l'ho provato anche sotto il sole e con la luminosità al massimo veramente sono riuscito a vedere anche sotto il sole pieno le scritte. Altri piccoli miglioramenti come il display più grande, la diminuzione dello spessore, che sono veramente cose intelligenti. Ma ultimissima cosa, visto che sono qua e ho una cover con il flip, vi faccio vedere come anche questa sia stata ottimizzata e migliorata, perché quando la inserisco il telefono riconosce che ho cambiato cover, e quando chiudo la cover, vedete, rimane questa finestra con plastica, quindi non preoccupatevi, il display non si graffia, che fa vedere ora, data e eventuali notifiche perse. Quando ricevo una chiamata posso rispondere direttamente da qua e quindi non aprire mai il telefono. Anche questo non uno stravolgimento, ma un miglioramento della flip cover precedente. Per telefonio.net, Andrea Galeazzi.